Ciao, mi nombre es Valeria Porcelli. Soy italiana graduada en estadística. Desde Milán deseo transmitir mi pasión para que ustedes se apasionen. Aquí comienza el fascino de la matemática, la fascinante matemática. Hoy les voy a presentar a la estadística descriptiva. La statistica descrittiva contiene le metodologie riguardanti la raccolta e la sistemazione delle informazioni relative al fenomeno osservato, rappresentato dall'aggregazione dei dati a disposizione. Dopo aver raccolto i dati, le prime operazioni da compiere consistono in verifica della qualità dei dati, verificando quindi l'esistenza di errori, osservazioni mancanti o altre specificità. Valutazione di eventuali modifiche da apportare ai dati, eliminazione di errori o trasformazione di una o più variabili. Calcolo di indici sintetici, come la media o lo scarto quadratico medio. Organizzazione dei dati in forma utile ad eventuali analisi successive. Al di là di queste quattro operazioni, molto brevemente riassunte, possiamo dire che i metodi statistici che riguardano la statistica descrittiva hanno l'obiettivo di effettuare un'analisi dei dati per scoprire struttura e anomalie, che viene detta analisi esplorativa, e realizzare una sintesi dei dati per evidenziarne le caratteristiche essenziali. Questa è detta analisi descrittiva. Partendo dalla prima, l'analisi esplorativa. L'analisi esplorativa dei dati riguarda l'organizzazione, la sintesi e la presentazione dei dati stessi, per renderli più comprensibili e per meglio scoprirne la struttura e determinarne le tendenze. Tali obiettivi sono sempre stati centrali nella ricerca scientifica. Lo sviluppo dell'analisi esplorativa è dovuto al costante incremento della capacità di calcolo degli elaboratori elettronici e nell'efficiente rappresentazione grafica. I calcolatori hanno inoltre la capacità di raccogliere, archiviare e organizzare enormi masse di dati. L'analisi descrittiva si occupa invece della classificazione dei caratteri statistici e le loro distribuzioni e rappresentazioni. In questo ambito si calcolano gli indici sintetici per evidenziare le principali caratteristiche relative alle distribuzioni unidimensionali, cioè si osserva un solo carattere e lo si analizza tramite medie, indici di variabilità e di concentrazione. Le distribuzioni bidimensionali e multidimensionali, cioè i caratteri osservati sono rispettivamente 2 e n, tramite gli indici di dipendenza e coefficienti di correlazione, per verificare se tra i fenomeni congiuntamente osservati vi siano legami o connessioni. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo de la fascinante matemática. Hasta la próxima. Ciao.